Il tè. È un po' caldo, bollente. Attenzione, è meglio lasciarlo qui. Un po' scuro, ci viene un po' di tachicardia, ma non importa. Allora, tu devi sapere che noi siamo temprati, perché facendo il programma... Temprati, era una battuta? Sì. Temprati. Buono però, complimenti. Perché facendo il programma a Napoli, noi prendiamo una quantità di caffè esagerata. Imbarazzante. Ma perché il caffè napoletano è il più buono du monde? Pare... Perché... Allora. L'acqua. Dicono sia l'acqua. L'acqua. Ci sono napoletani? Bravo, no. Però dicono sia l'acqua. La curva dice sì. L'acqua, anche a me l'hanno detto. Pare che sia l'acqua. Il tè non lo volete, ragazzi? Mi offendo. Prendiamolo. È bollente. Ma è bollente. Vediamoci questo filmato, perché Stefano... Che succede? Guarda zia, filmato. Questa sera io voglio fare un omaggio alle donne. Cioè? Voglio mettermi a nudo. Donne, ti vuole mettere a nudo! Lo sai che cosa ci vorrebbe adesso? Che cosa ci vorrebbe? Un bel bacetto. Ci starebbe proprio bene, ma non con te. Ma guardate là, guardate che ragazzo bello, ma perché lui è tanto carino? È bello prima, è bello dopo, è dopo con la camicia, col vestito, con il jean. Di che colore ce le hai queste mutande? Non ricordo, te lo giuro. Vedi un attimo. Nere! Nere, signori, Stefano De Martino, sono le mutande nere! Che notizia! E quindi, per amore del pubblico, ti prego, fai quello che le telespettatrici si aspettano ormai da 4 puntate. Adesso spogliati! Io mi non rifiuto. Puoi rifiutarti! Ma mi vuoi far vedere sta addominale, sì o no? Viaggio Izzo. Me la volete raccontare sta storia degli addominali? Com'è nata? Cioè, com'è nata? È nata perché in realtà quando abbiamo fatto la prima riunione con gli autori c'era questa cosa, insomma, una delle prime cose che mi hanno detto. Hanno detto, vabbè, poi ovviamente, sai, ci piacerebbe che tu ballassi. Ho detto ma sì, tu lo fai poi magari, questo, non in lo modo so, sexy. In modo sexy, senza magliette, sai. Che com'è il ballare in modo sexy? Sai, un po' più... No, sai, magari un po' più scoperto, senza t-shirt, eccetera. Io ho detto, siccome ho fatto questo una vita intera, ho detto, no, ti prego, non mi fate fare questa ancora con questa storia che mi devo spogliare. Voglio fare altre cose, mi voglio divertire, voglio mettere in gioco in altri modi. Però si può e ballare quindi... in modo sexy anche da vestito, Stefano. Certo, Mara, tu lo sai bene. No, Mara, tu lo sai bene. Anche tu lo sai bene. No, io no, ancora. Non ho mai ballato. Tu non hai mai ballato in modo sexy? Abbiamo una musica sexy? No. Non lo so. Ho visto tu e me con tutto sto... Fermati, fermati, non ti muovere. Ci sei riuscita. Io ti amo per questo. Ma l'avete visto? Ci sei riuscita. Allora vorrei mandare... No, fermati. Allora chiedo a Roberto Croce di mandare il replay. Al bar. Se, perché qualcuno... No, io ho coperto. Allora vediamo se riusciamo a rimandare, dai Roberto. Questo momento imperdibile. Vediamo? Guarda. Oddio. Oh, ragazzi. Ma che mi fate fare. Ci siamo riusciti, dai. Chi è? Ti rendi conto? Chi è? Qualcuno chiede gli addominali di Fatima. No, guarda, ce l'abbiamo fatta. A domenica in. Fatima, anche tu, dai. Che devo far vedere? Non c'è niente da vedere. Allora.
sempre. Ragazzi. Che ha il tuo pubblico. Abbiamo qualcos'altro da far vedere di filmati? C'era ancora un filmato prima di salutarli, dai. Allora, vediamo, ballano, cantano, presentano, vediamo i balletti tuoi. Vediamoli. Andavamo via così. Cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era alzata. Le gocce cadono, ma che fa se ci bagniamo un po'? Domani il sole ci potrà asciugare. Non si rovina il track, le scarpe fan ciccia, seguiamo la strada del destino. Molto carini, però ragazzi, dai, allora, vi divertite, il programma è molto divertente, voi vi siete incontrati e c'è un grande feeling dal punto di vista professionale, per cui secondo me voi siete una gran bella coppia, ve lo devo proprio dire. Sì, funzionato molto bene. Volevo ricordare anche, l'abbiamo visto, Biagio Izzo, vostro compagno, e la mia amica Elisabetta Gregoraccia, alla quale mando un grandissimo bacio. Ciao Elisabetta, ti voglio bene. E poi prossimamente vedremo anche loro, però davvero un bel gruppo, molto divertente, per cui ragazi, buon lavoro. Grazie. Ma quando vieni a trovarci? Quando vieni a trovarci? Io vengo... Guarda, quando? A proposito, noi siamo venuti qua. Io poi quest'anno sono venuto proprio... Guarda, mia mamma è... Non posso dire una parolaccia, ma è arrabbiatissima. Ho tutti i capelli su, no, quest'anno sono venuto più a Domenica Inica. Saluta mamma, papà, nonna. Io saluto tutta la famiglia, perché loro ormai sono di casa. Devi venire a trovarci a Napoli. Io adoro Napoli, vengo molto volentieri. Quando? Dai, quando... Qua vogliamo... Quando? Qua la data, noi vogliamo quando la data. Quando mi invitate vengo. Allora noi ti invitiamo. Ma che vengo a fare? Non ti preoccupare. Tu intanto vieni. Qualcosa organizziamo. Va bene, allora cominciate allora, già a pensare. Lunedì prossimo? Ti invitiamo. No, lunedì prossimo... No, entro la fine del programma. E quando finisce il programma? Puntate, altre 5 puntate. Allora io vi do la mia parola d'onore. Voi sapete che io non scherzo. Vengo, non lunedì prossimo. Questo è il fatto, parola. Due anni. Selfie, venite qua, vieni. Vai, selfie. Amore, vieni. Struca il botone, qualcuno allunga. Questo uno? Sì. Grazie. Ci vediamo a Napoli. Grazie, ci vediamo a Napoli. Pensate qualcosa per me di carino e vengo assolutamente a trovare. Canzoni, balletti, buon lavoro. Te a volontà. Grazie. Te ve lo portate via. Te ce lo portiamo. Te ve lo portate. Così, con grazie, tutto il carrello. Ragazzi. Il carrello, vai. Carrello, a domani sera. Oh, a domani sera. 21:20, Rai 2, non mancate. Grazie, Fatima. Grazie, Stefano. Ciao.